posto che ti meriti e rimarrai lì a fare le pulizie fino a quando non dimostrerai il tuo valore. Aiuto! Tiger! La sentinella è andata a chiamare il comandante. Chiudere la botola! No. L'aria è indifferente, capito? Assumere l'aria indifferente! Presto, sali! E come faccio a salire? Peso 2 tonnellate! Ti aiuto io! La mano, dammi la mano! Non è che te la mangi! Cretino, ti aiuto! Speriamo di non sfondare il letto! Indifferenza! Achtung! Alle aufstehen! Buongiorno a tutti! Frenatevi! Frenate la vostra impazienza! Quirite e quiriti! Appena si sarà proceduto al sorteggio della giuria, il Somma Augusto canterà! Canterà, canterà! Ma non doveva cantare Nerone? Dice che canta il Sor Augusto! Il Somma Augusto è Nerone! Pure Augusto si chiama! Ma quanti nomi ha? Qui, allora siamo d'accordo, eh? Col canocchiale guarderò le mosse di Goldfinger e con la radio ti trasmetterò quello che devi fare. E io come faccio a sentirti? È questo che ci sta a fare. Questo me l'hai messo tu, che ne so io. Deficiente, è con questo che ti suggerò come devi giocare. E dimmi una cosa, a te chi ti suggerirà come devo giocare io? Imbecille, e qui c'è scritto tutto, guarda. La partita a scacchi. Ciccio, sei uno scacchettista. Buongiorno, professore. Oh, bonjour, mademoiselle. In divisa fuori ordinanza stamattina. Tu non mi piace aspettare. Cominciamo la partita. È dopo di voi. Eh? Eh? Che dice? Che? Oh! È diventato sordo? Chi? Veda, io sono un sordo presbite. Eh sì, perché sento le voci lontane, ma quelle vicine no, perché veda, è un fatto di onde magnetiche. Che preferisci? Nero o bianco? Beh, un po' di rosa dello ghiacciato mica ci sta male. Sono un cavaliere senza macchia. Sono uno scudiero tutto zozzo. Portateli dentro! Prenderò io i bianchi. E muoverò quindi io, per primo. Bravo! 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 Ora tocca a lei muovere. Dico, a lei la mossa. La mossa. Mi scusi. Mi scusi. Trrr. Ciccio chiama Franco. Ciccio chiama deficiente. Il manuale di istruzione dice testualmente così. Perché Paggio Fernando mi guardi e non favelli? Perché Paggio Fernando mi guardi e non favelli? Io ti guardo negli occhi che sono tanto belli. Passo. Io ti guardo negli occhi perché sono tanto belli. Quali occhi? I suoi, chiaro? Ma dico io, lei fa giocare a scacchi, sì o no? Questo lo dice il manovale e io seguo il manovale. Che manovale? Attenzione. Attenzione. Con questa mossa lei mi può mangiare il pedone. Ah, bravo. Tu lo mangi?
Avanti, mangi? Ho detto mangi! Va bene, mangio, mangio. Mi scusi. Ma che? Un po' duretto. Lo mangia. Lei ha tanto insistito. Vuol favorire. Bella! Ora basta con gli scherzi. Prendete i fucili. Quali fucili? Questi. E perché? Qui fra poco farà caldo. E perché non apriamo le finestre? So, avanti. Ma voi due non dovreste essere in prigione. Signor sì, noi disertori siamo. Sono stata io a pregarli di aiutarmi. Va bene, ora filate in cella, svelti. Ciao. Mena. Adesso dammi la prova della tua forza. Spezzami questo ramoscello con un sol colpo. Ma quello è un albero. I miei ordini non si discutono. Dai. Ricordati la tecnica che ti ho insegnato io. Abbi fede. Concentrati. Dai. Dai! Facilissimo, eh. Ora te lo dimostro. È come una bilancia. Guarda, il primo si mette qui. Il secondo salta e questa vola. Sì, ma è un numero difficilissimo. Ci vogliono acrobatici bravi. Tu non hai capito niente. Ognuno il suo posto. Questo è il primo e si mette qui. Il secondo si batte di cossa. Scusasse. Patata fu. Vergogna. È la 40ª volta che me lo combini questo scherzo. Un braccio rotto per un vecchio come me è un disastro. Un braccio rotto per uno come te è una vera schifezza. Proverbio cinese, capitolo 4, interno 11. Maestro, voi che mi parlate sempre della Cina, perché non ci siete rimasto? Magari, ma mi hanno espulso tanti anni fa perché facevo contrabbando di riso. Da Pechino a Palermo? No, da Palermo a Pechino, se guadagnava di più. Miezzica. E adesso mangiamo. Mi scusi, maestro, perché io mangio sempre carote e fiore di zucca? Perché sei giovane, ti devi mantenere in forma, devi combattere. Sì, io sono vecchio e devo combattere la vecchiaia. E perciò devo mangiare. Ah, già. Buon appetito. Buon appetito. La vecchiaia si cura con gli spaghetti. Posso intingerla nel sugo? Sì, ma poco. Mi dà un po' di vino, maestro. Ah, il vino ti fa male. Acqua. Acqua? Acqua, acqua pura, acqua di fonte. Di pozzo. Che noi stiamo a posto? Possiamo andare. Stai seduto, imbecille! Attento a Tigellino, è travestito da cameriere e fa finta di niente. Lo vedo. Signor Tigellino, villa! Perché mi ha dato lo schiaffo se l'ho riconosciuto? Sentite, bestie, voi non mi conoscete. Io qui sono un cameriere e voi siete venuti qui per il festival. Chiaro? Chiarissimo, signor Tigellino. Sì, sì, sì.